Libri, film, trasmissioni televisive, dibattiti. Da sempre tutto quello che riguarda la storia dell'ordine affascina tutti. Il suo alone di mistero e i suoi lati oscuri non sembrano mai finire. Tanti piccoli pezzi di un immenso puzzle sparsi per il mondo. Un universo che sembra poter racchiudere tutti i misteri a noi noti. Una fiamma immortale che, anche se sepolta dalle ceneri del tempo, mai si spegne. La storia e le vicende dei Templari sono ricche di aneddoti e intrecci che difficilmente si potrebbero narrare ed analizzare in breve tempo. Ma se in questo grande mare di storie e vicende spesso terribili si usa una lente per ingrandire solo un piccolo pezzo del puzzle, non solo se ne possono cogliere più facilmente i fatti, ma forse più semplice sarà successivamente intuire questo pezzo con quali altri combacia. La nostra avventura parte quindi dalla nostra terra, la Calabria, precisamente da Castrovillari, città ricca di storia, con testimonianze addirittura del Paleolitico. Ad ogni modo, ci incentreremo principalmente in una fetta di storia non così antica e che racchiude tutte quelle notizie che possono esserci utili a scoprire qualcosa in più a riguardo della presenza dei Templari in Calabria. Dalle notizie che abbiamo raccolto in primis durante la visita al Castello Aragonese, guidati dalla dottoressa Ferrante dell'Associazione Culturale Sifeum, abbiamo iniziato a delineare un quadro molto più ampio e ricco di quanto ci si potesse aspettare. Ma partiamo proprio ascoltando la dottoressa Ferrante davanti a uno dei luoghi simbolo di questa nostra avventura, la fontana con le maschere templari. Ok Ines, allora siamo di fronte a tre mascheroni di una fontana che ha, diciamo, dei misteri, se così vogliamo chiamarli, appunto nella città di Castrovillari, quindi una storia particolare. Prego, ce ne vuoi parlare? Allora, la fontana è stata portata qui 20 anni fa, sì. Ovviamente non faceva parte di questa struttura, è stata realizzata una fontana e qui abbiamo tre mascheroni. Si dice che queste maschere non sono delle maschere apotropaiche, ma sono i ritratti di tre cavalieri. Ora, cavalieri, punto interrogativo, probabilmente le maschere derivano da una vecchia fontana che si trovava nella commenda dei Cavalieri di Malta, che, come ben sappiamo, hanno acquisito tutti i possedimenti e i beni materiali dei Cavalieri Templari. Noi, mia teoria e di molti miei colleghi, che queste fossero appunto i ritratti originari di tre Cavalieri Templari. La presenza templare a Castrovillari è documentata, c'era una domus che era sede del precettorato regionale, lo sanno tutti, anche se non è mai stata trovata, probabilmente è in due o tre punti che sono stati identificati, ma questi sono sicuramente, o comunque con una probabilità abbastanza considerevole, delle immagini di Cavalieri qui presenti.
forse possiamo dire delle lastre tombali, non lo sapremo mai forse. La cosa interessante è che uno di questi tre ha questo stranissimo simbolo. Ah, questo qui. Che se ne dica, chi non crede ai cosiddetti misteri, chi non crede a queste cose, comunque è presente e comunque è molto chiaro, cioè è quello. Che cosa sia non lo sappiamo, molto quasi sicuramente è un simbolo esoterico, lo vedete anche voi, il perché sia stato messo qui, che valore abbia, non lo sappiamo, non sono stati fatti degli studi approfonditi. Vero è che Castrovillare era una città ricca di misteri, ce ne sono tantissimi, dislocati un po' non solo nel centro storico, ma anche nel territorio limitrofo, e che continuano a rimanere un mistero fino a quando non ci saranno delle ulteriori indagini. Questo è il racconto della dottoressa Ferrante. Proseguiamo con la storia affascinante di questa città e lasciamo a dopo le analisi del team Mystery Hunters. Ci troviamo di fronte al Castello Aragonese, luogo terribile che racchiude dentro di sé migliaia di storie e di vite e quindi di misteri, tutti da scoprire. Nasce per la ricerca storica e la produzione culturale della città di Castrovillare e del territorio della Calabria Citeriore. Ovviamente all'interno dell'associazione ci sono diversi soci che operano per gruppi in maniera diversificata, ognuno di questi gruppi si occupa di arte, di archeologia, anche di mistero, sì, di leggende, di cultura in genere. E abbiamo in gestione il Castello Aragonese dal dicembre del 2011 per la fruizione al pubblico e appunto per la divulgazione storica di questa imponente struttura. Perfetto, ci puoi parlare di questa struttura, quindi la storia, sì, le leggende? Sì, allora il Castello Aragonese nasce nel 1490 come data commemorativa per essere una prigione, tale è stata per 5 secoli, fino al 1995. Una delle prigioni più terribili dell'antichità, storicamente accertato, e ovviamente è anche nota per esserci la cosiddetta torre infame o torre della fame, dove vennero murati vivi, lasciati morire di fame e di sete e murati vivi un centinaio di prigionieri. Questo non è una leggenda, ma è una storia. Ovviamente poi la storia si è colorita, si è arricchita di tutta una serie di leggende che un po' per fatti raccontati dalle persone che abitavano vicine, un po' da ex detenuti, un po' da ex guardie penitenziarie, ora in pensione, insomma abbiamo accumulato un vero e proprio patrimonio di storie, di fatti, di... io non le chiamerei leggende, ma... li chiamerei delle vicende con un grande punto interrogativo che meriterebbero di essere indagate e studiate per bene a fondo. È giunto il momento di analizzare alcuni simboli che abbiamo già incontrato in questo video. Ritorniamo sulle fontane. Il primo simbolo, quello presente sulla statua centrale, come già riscontrato da noi, e di due serpenti intrecciati, con spaziature romboidali. Si tratta di un marchio atto ad indicare due cose fondamentali. La prima, il significato stesso del simbolo, cioè l'inizio e la fine, il bene e il male, la dualità, l'uomo e la donna, cioè tutti i dualismi esistenziali, ma tendenzialmente sta ad indicare un simbolo dalla forte valenza allegorica, della somma scienza, dell'alchimia e quindi di tutto ciò che ne deriva. Se consideriamo l'alchimia la madre di tutte le scienze della natura, è molto probabile a questo punto che i templari custodissero tecniche arcaiche e millenarie per manipolare qualsiasi tipo di materiale. Conoscevano tecniche di costruzione, forse ereditate in un remotissimo passato. La parola arte gotica è una trasformazione di Artigot, che era il codice usato dagli antichi maestri templari e appreso dagli egizi per potersi tramandare il sapere senza che altri potessero intuirlo. Da qui Argotic, erroneamente parola trasformata in arte gotica che non ha nulla a che fare con il popolo dei Goti.
in realtà indicava la presenza in queste cattedrali di simboli e segni nascosti che dovevano far capire a chi ne avesse avuto le capacità e l'autorizzazione le tecniche di costruzione delle chiese che nascondevano molti messaggi e non solo. Sappiamo che la costruzione delle cattedrali gotiche avveniva seguendo uno schema ben preciso. Le proporzioni derivano da una visione dell'arte come scienza, alla ricerca dei rapporti geometrici che stanno alla base del cosmo e che sono ritenuti di origine divina. I primi edifici gotici sono costruiti in base a rapporti numerici analoghi agli intervalli perfetti dell'armonia musicale, cioè ottava, quinta, quarta e unisono, come nel rapporto fra le dimensioni della campata o del transetto rispetto alla navata. In questo modo l'edificio sacro viene ad avere gli stessi rapporti armonici che ha il creato e la musica, poiché è Dio, il grande architetto dell'universo, ad aver stabilito il principio di queste proporzioni divine, decifrabili dal libro della natura e anche dal libro della rivelazione. Sappiamo inoltre che la massoneria è figlia dell'ordine dei Templari e parla proprio di architetti, e il grande architetto è appunto Dio. Ritorniamo a parlare del castello di Castrovillari. Lo stesso si dice sia stato costruito per tenere a bada i pazzi. Ma quali pazzi? Nella carta dei tarocchi, la carta del matto, si presenta anche con la dicitura pazzo, che potrebbe anche essere definito alchimista. Si doveva quindi tenere a bada in questo castello dei pazzi veri o forse degli alchimisti? Alchimisti o templari? All'ingresso del castello è presente un frontone con il simbolo della famiglia aragonese. Sotto i due putti sono presenti degli angeli, ma questi angeli che significato possono avere all'interno di questo contesto? Forse indicano la sostanza volatile, la materia che si trasforma, che rinasce, che può essere modellata in un altro riferimento, quindi sempre all'alchimia. La scritta Terribilis est locus iste, la cui corretta traduzione è «questo luogo incute rispetto», compare sul frontone della chiesa di Santa Maria Maddalena di Rennes-le-Château e in altri edifici religiosi. L'apparente stranezza della presenza all'ingresso di un luogo di culto, di una frase che sembra suonare come un ammonimento, ha prodotto molte ipotesi se si prende in considerazione per intero il versetto biblico da cui la frase è tratta. Infatti, nel testo originale, la frase prosegue dicendo «Questa è la casa di Dio e la porta del cielo», altre parole spesso presenti sugli ingressi delle chiese, e ricorda la visione di Giacobbe, inizia la scala, l'ascesa o il cammino che conduce al cielo. Questo tipo di iscrizione è presente anche su un palazzo di Castrovillari e anche presso la chiesa di San Pantaleone a Montauro, sempre in Calabria. Interrogativi e nuove domande nelle prossime indagini targate Mystery Hunters.